Allora, non lo so, io a volte mi rendo conto che posso sembrare un po' aggressivo. Allora, questa mattina do sempre un'occhiata ai giornali, qua sto guardando la Nuova Venezia e c'è un articolo: Romea e treni, il caos regna da decenni, con Chioggia isolata dal mondo. Ecco, allora, per carità, nel cassetto, nel libro dei sogni, a tutti quanti piacerebbe avere, che ne so, l'elicottero a decollo verticale elettrico, avere, che ne so, tutta una serie di servizi, che però bisogna anche vedere. Allora, io mi chiedo veramente come si fa a pubblicare certe, perdonatemi, cagate, perché queste sono cagate, perché dire che, leggo testualmente, invece il più recente progetto di Romea a quattro corsie, elaborato dalla Sinergo e presentato pubblicamente più volte, di cui manca però uno studio di fattibilità e una comparazione costi e benefici rispetto alla Romea commerciale. Ma abbiate pazienza, ma su che pianeta vivete? Ma neanche che pianeta, che sistema solare vivete? Allora, abbiamo il ponte sul Brenta che è fermo da 10 anni. È vero che è fermo per tutti gli intralazzi di qualcuno, ma è anche vero che da oltre un anno è fermo perché non ci sono i soldi. Il governo non ha stanziato i soldi perché con i maggiori costi che ci sono stati con gli aumenti delle materie prime dal 30 al 40%, bisogna versare in altri 5, 6, 7, 8 milioni di euro e non ci sono, evidentemente, non ci sono. Giorni fa sono arrivati diversi comunicati da tutti, non so da chi non sono arrivati, sono arrivati da tutti quanti, in cui del ponte sul Brenta hanno fatto la segnalazione al Senato, adesso arriveranno i soldi, bene. Allora, ma poi non c'è solo il nostro Brenta, c'è l'Adige e ci sono tutta una sfilza di altre opere. Ancora mesi fa abbiamo ripreso un articolo del Corriere della Sera che parlava di una ferrovia che c'è in Sicilia, che parte dalla parte est della Sicilia e la attraversa, va a finire nella parte sud-ovest, il cui bacino è almeno 1 milione di persone, e si lamentavano che hanno lo stesso treno da 40 anni. Cioè, tanto per dire una, cioè, ma poi non è possibile realizzare una Romea a quattro corsie, a parte il fatto, detta fra di noi, che dovremmo ormai essere tutti consapevoli che non si può più continuare a pensare di erodere il territorio. Il territorio è prezioso, cioè dobbiamo preservarlo il territorio. Allora, capisco le rotonde. Ieri abbiamo intervistato il presidente del comitato di Cavanella Cavana, il signor Maurizio Bergo, e giustamente diceva si potrebbe realizzare la rotonda che c'è all'incrocio della Romea con Cavanella, e quella, onestamente, quella non mi sembra un'idea peregrina, perché effettivamente è una situazione pericolosa, anche se detta tra di noi basterebbe mettere l'obbligo di, quando si esce dalla frazione, di girare a destra, andare fino al prossimo svincolo e tornare indietro. Io personalmente, quelle volte poche che vado a Cavanella, non, per tornare a Chioggia non mi butto a sinistra perché è pericolosissimo, ecco. Per il resto è fantascienza. Allora, io capisco, è giusto, perché se non si dice niente, qualcuno ieri mi ha commentato: ma tu con questa campagna che fai, in cui dici che gli incidenti sono colpa della gente, di chi guida male e non della Romea, così fai un piacere a qualcuno, è una cosa. Allora io dico sinceramente che gli incidenti ci siano, la stragrande maggioranza degli incidenti ci siano per errore umano, non lo dice il Pirla del comparto Andrea, è un fatto oggettivo. Qualche settimana fa ogni giorno c'era uno che andava fuori strada col bel tempo in Romea, strada dritta per andare verso Sant'Anna. Lì o disattenzione o un colpo di sonno o qualcos'altro, certamente non è colpa della Romea, per dire. Ma poi, onestamente, va bene tirare per la giacchetta, perché se non tiri per la giacchetta, se la frazione che ha la buca sulla strada non chiama e l'assessore non chiama, quella buca probabilmente rimane là, quindi è giusto tirare. Ma bisogna essere anche pragmatici e non dire fesserie, perché questo vuol dire prendere in giro le persone. La Romea a quattro corsie è una fesseria,
non può essere realizzata né perché il territorio non lo consente, né perché ci sono i fondi. E poi, tra l'altro, anche se ci fossero quattro corsie, gli incidenti e gli ingolfamenti ci sarebbero comunque, come ci sono in tutte le città balneari, come ci sono in tutti i posti. Siete mai andati a Milano in circonvallazione? In certo orario in tasata. E a Roma il grande raccordo anulare, c'è qui un amico romano che me lo ricorda, il grande raccordo anulare in certi momenti è intasato. Cosa dovevo fare? Un altro raccordo sopra l'altro raccordo? Cioè, scusate l'enfasi, ma veramente io capisco i giornali gli mandano queste cose, giustamente bisogna riempire gli spazi, ma dire queste cagate sono veramente cagate. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì, per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.